Ciao a tutti amici e ben ritrovati in compagnia del vostro MikeTube. Oggi abbiamo uno speaker Bluetooth marchiato iGadgets, casa produttrice che nell'ultimo periodo sta sfornando bei prodotti. Oggi abbiamo uno speaker modello IGA370, uno speaker che durante questo periodo di test ci ha dato molte soddisfazioni, quindi nel corso della recensione vi dirò anche il perché. Qui in primo piano abbiamo lo speaker che mettiamo un attimo da parte e andiamo a spulciare un po' nell'interno della convezione. Abbiamo qui un simpatico tappetino gommato che serve per appoggiare appunto lo speaker su una superficie per evitare che durante la riproduzione di un brano musicale con le vibrazioni appunto dello speaker stesso non balli per tutto quanto il tavolino o appunto qualsiasi superficie dove lo andremo ad appoggiare. Una soluzione molto comoda perché dato che questo speaker è anche waterproof, per non rovinare il gommino magari con acqua e altri agenti, magari che possono rovinare la plastica, è meglio metterlo a parte. Poi qui abbiamo due cavetti, uno AUX pin jack da 3,5 mm, placcato in argento, quindi non placcato in oro, però devo dire davvero fatto molto bene. E qui un cavo USB, micro USB per la ricarica, anch'esso costruito davvero molto bene. Di solito negli speaker e altri dispositivi i cavi in dotazione non sono proprio dei migliori. Poi qui abbiamo un manuale di istruzioni completamente in inglese, molto dettagliato per il primo utilizzo. Andiamo a rimettere tutto nella convezione e vi parlo un po' della panoramica, appunto, e quindi delle caratteristiche estetiche dello speaker. Qui abbiamo un materiale plastico nella parte esterna, però una plastica davvero fatta molto bene. Difficilmente trovate questa qualità costruttiva in altri speaker. Qui abbiamo una griglia doppia, perché qui abbiamo due speaker da 3,5 watt, quindi un totale di 7 watt di potenza. Qui sopra abbiamo i pulsanti per gestire lo speaker. Abbiamo qui il tasto di chiamata e il tasto Bluetooth per fare il collegamento con i nostri dispositivi, tasto indietro e tasto avanti che vengono utilizzati come ci siamo ormai abituati in altri speaker, alzamento del volume, abbassamento e avanti e indietro con le tracce musicali. Poi qui abbiamo il pulsante Power on off per accendere e spegnere lo speaker. Qui una cosa molto interessante, abbiamo anche l'indicatore della batteria che non proprio in tutti gli speaker è presente. Abbiamo tre LED che indicano ognuno una percentuale, quindi quando saremo a tre LED avremo la carica completa. Qui abbiamo il foro per il microfono perché appunto può essere utilizzato anche come microfono durante le chiamate e il LED per il Bluetooth per indicare lo stato del collegamento. Qui sulla parte destra abbiamo un cassettino, uno sportello, dove troviamo la porta micro USB per la ricarica, un ingresso per micro SDI e TF micro SDI, micro card, scusate, e un ingresso per il jack da 3,5 mm. Devo dire che questo sportellino non è molto affidabile, vedete che si leva molto facilmente. E magari quando nel 100% delle volte, quindi ragazzi state molto attenti, tutte le volte che ho riprodotto un brano musicale con questo speaker lo sportellino si è aperto, quindi visto che questo speaker è waterproof, quindi non proprio waterproof perché non si può immergere, comunque essere esposto a una grande quantità di acqua perché è certificato IPX4, quindi soltanto agli spruzzi d'acqua. Dovete stare molto attenti perché è molto soggetto ad infiltrazioni, anche se è chiuso non vedo qui che è molto, come dire, ermetico, quindi state molto attenti. Qui abbiamo un simpatico moschettone per attaccarlo dove vogliamo e nient'altro. Poi vi dico che la batteria è da 1700 mAh, quindi come dire, rende una durata della riproduzione davvero molto buona. Stiamo parlando di circa 5 ore di riproduzione continua. Il tempo di ricarica varia dalle 2 alle 3 ore e quindi non perdiamo altro tempo e andiamo
e andiamo ad accendere lo speaker. Anche il, come dire, l'assistente vocale è davvero fatto molto bene. Guardate qui quando andiamo ad accendere lo speaker, le indicazioni che ci dà l'assistente vocale. Ok, abbiamo acceso, vedete qui. Bluetooth mode. Vedete, Bluetooth mode ci ha detto. Vedete qui i LED della batteria del Bluetooth. Il Bluetooth sta ad indicare che sta cercando un dispositivo da accoppiare. Quindi andiamo ad accendere il nostro telefono. Bluetooth connected. Vedete, l'assistente vocale è davvero fatto molto bene. Adesso non so, ho notato anche nelle altre prove che lo speaker viene riconosciuto come tastiera, però durante la riproduzione non c'è nessunissimo problema. Andiamo a far partire il nostro solito brano di prova, quindi partiamo subito. Qui il test audio, come avrete potuto sentire dalla videocamera, come sempre non è che si riesce a capire chissà cosa, però devo dire che la potenza dello speaker è davvero impressionante. Abbiamo fatto anche un confronto con degli speaker da 10 watt, questo qui ricordo è da 7 watt con due speaker da 3,5 watt. Devo dire che la qualità sonora e la potenza è davvero altissima. È stato fatto un grandissimo lavoro di equalizzazione, quindi i suoni sono davvero perfetti. Per quello che me ne intendo, devo dire che suona davvero molto molto bene. Come avete potuto vedere, quando appoggiamo lo speaker sopra una superficie balla e non si tiene fermo, quindi utilizzate sempre il tappetino che c'è in dotazione. E come avrete potuto vedere e come ho fatto notare, lo sportellino si è aperto in tutte quante le fasi dove appunto c'era una grande concentrazione di bassi. Quindi diamo le conclusioni a questo speaker. Vi ricordo che è di tipo di Bluetooth 4.0, quindi ultimissima generazione. E che dire, uno speaker davvero molto potente. Dal prezzo che viene venduto è un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Costruzione proprio ai massimi livelli, potenza sonora buonissima, soltanto l'unica pecca, diciamo, è lo sportellino che si apre e non è proprio affidabile come diciamo certificazione IPX4, quindi state molto attenti quando lo andrete a utilizzare in situazioni dove è sottoposto a spruzzi d'acqua. Abbiamo visto anche l'assistente vocale è davvero molto buono,
sono piccolezze che però in uno speaker danno proprio una personalità. Quindi andiamo a spegnere adesso lo speaker. Vedete, anche i suoni sono davvero molto gradevoli. Io vi lascio appuntamento alla prossima recensione. Spero che il video vi sia stato d'aiuto. Un saluto da MikeTube. Ciao.